Ciao a tutti, bentornati in questa seconda parte del tutorial riguardante VLED. In questa seconda parte vedremo in dettaglio la parte dei collegamenti elettrici. Buona visione! Allora, se andiamo sul sito di VLED, che vi lascerò in descrizione, nella sezione Basics, il sito molto ben fatto ci mostra anche i collegamenti elettrici. Per una strip LED come la VS2812, che ha bisogno di 5V, dovremo utilizzare il primo schema. Non utilizziamo il level shifter in quanto la distanza tra alimentatore e striscia è molto piccola, quindi passiamo subito alla realizzazione dello schema molto banale. Anche se banale, non è la scelta dell'alimentatore, che vedremo fra un po'. Per scegliere l'alimentatore dovremo vedere il consumo della striscia. Questa striscia in particolare ha un consumo di 18 watt al metro. E per calcolarci la potenza elettrica utilizziamo la formula I uguale a P su V, e quindi equivale a 3,6 A. Io per il mio progetto ho scelto un alimentatore da 10 A. Per prima cosa collego una spina elettrica, scollegata ovviamente, agli ingressi linea e neutro. Dopodiché il giallo verde. Colleghiamo la spina, vediamo che si accenderà il LED verde, occhio alla 220, e qui dovremo avere 5V. Perfetto. Possiamo utilizzare un mammut a tre posti per fare facilmente il cablaggio. Dopodiché utilizziamo la nostra D1 Mini e la colleghiamo in questa maniera: cavo rosso del più ai più 5V, il cavo nero su GND e l'ultimo, il cavo dati sull'uscita D4. Ora colleghiamo il cavo bianco sul V- dell'alimentatore. E il blu sul W+. Adesso colleghiamo la spina dell'alimentatore. È la prima volta che ho acceso la striscia, è successo questo, che metà dei LED non si accendevano. Questo perché dobbiamo andare a configurare il software nella parte che riguarda i LED. Ok, adesso andiamo su config e andiamo su LED preference. Qui possiamo configurare tutto ciò che riguarda i nostri LED. Abbiamo una striscia VS2812, se avessimo altre strisce dovremmo modificare questo menu. In questo caso abbiamo la striscia che ha 60 LED al metro, ed è un metro, quindi 60 LED. Abbiamo i GPO di uscita dei dati, che è 2, che corrisponde alla porta 4 D4 del nostro D1. Quindi facciamo save ed ecco che tutti i LED si sono accesi. A questo punto siamo pronti per giocare con i nostri colori. Qui possiamo modificare l'intensità luminosa,
possiamo andare anche con gli effetti. Ce ne sono tantissimi. Qui possiamo anche modificare la velocità di ogni effetto. Grazie di aver visto il mio video, se ti va lasciami un like, commentate pure e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!